Convocata dal presidente Massimiliano Fedriga, oggi pomeriggio si è svolta la conferenza delle regioni e delle province autonome. All'ordine del giorno la preparazione dell'incontro con il governo, che poi si è svolto alle ore 16 sul DL Semplificazione e su quello dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il confronto si è incentrato anche sulla definizione delle misure per la zona bianca e sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali. In questi nuovi protocolli si dà un messaggio di stabilizzazione a tutti i settori, dalla ristorazione agli alberghi, alle terme, spettacoli all'aperto e tutto quello che rappresenta, diciamo così, la quotidianità. È un protocollo d'intesa che le regioni si stanno confrontando con lo Stato per cercare di tornare alla normalità e dare certezze e regole chiare agli imprenditori che fanno esercenti, che organizzano spettacoli dal vivo, cinema, aree termali, alberghi, ristoranti, ma soprattutto anche le cerimonie. E quindi con queste nuove regole andremo a fare un passo in avanti verso la normalità. E a margine di un incontro con il sottosegretario all'istruzione, oggi in visita nelle Marche, il governatore Francesco Acquaroli ha commentato la possibilità, forse non imminente per la nostra regione, di entrare in zona bianca. Spero di sbagliarmi, però per avere una zona bianca in questa settimana, domani dovremmo avere numeri tanto bassi. E non credo che riusciremo questa settimana. La settimana prossima potrebbe essere la settimana dove noi raggiungiamo i numeri della zona bianca. Però fatto sempre salvo un trend che è tutto da scrivere, che quindi basta un focolaio per ribaltare la situazione, perché poi più i numeri sono piccoli, più una singola situazione rischia di compromettere il tutto. Emotivamente cambierebbe il fatto che si sta migliorando rispetto a una collocazione, a una classificazione che da mesi, mesi e mesi ci vede tra gialla, arancione e rossa. E poter aspirare alla zona bianca significa sicuramente che c'è un miglioramento della situazione pandemica, ma che io ricordo a tutti non deve essere preso come un libera tutti, oppure il virus non c'è più, perché ricordiamoci che in Sardegna un mese e mezzo fa si è arrivati a una zona bianca e subito dopo si è arrivati in una zona gialla, arancione e rossa, anzi è stata gialla e poi rossa subito, quindi bisogna essere sempre molto attenti.